Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo sempre qui su Assassin's Creed Valhalla a questo giro con Basim, alias Loki ragazzi. Dopo tutto questo chiacchierare, signori, vediamo un po' in giro prima di entrare nell'Animus e continuare la nostra storia. Preparati, amore mio. Un nuovo mondo si è aperto a noi. Quando mi sarò adattato, niente potrà fermarci. Avete capito, bel ragazzi? Lavoro, mio caro. Quante informazioni. Qualcosa sul laptop, troppo ragazzi. Sperare che sia dotato di un'interfaccia mentale? Dovrò davvero ridurmi a usare le mani e la voce. Ok, torniamo nell'Animus. L'effetto osmosi si manifesterà presto. A giorni al massimo. Cominceremo allora. Ravenstorp, signori, siamo tornati in Inghilterra. Volevo fare le missioni là in Norvegia per ritornare qui, ma le faremo alla fine. Piano, Eivor. Baggi, bisogna fare piano. Baggi. C'è molta gente, è un po' triste la cosa, cosa è successo? Non c'è neanche il bambino. Eivor, Sigurd. Tove. Tove. Bentornati a casa. Se ne va, ok. Ci siamo persi tutti, un ragazzi? Gran banchetto. Eivor. No, ci siamo persi la gente, Eivor. Siediti un momento. Riposa. Sigurd. Usa un trabocchetto? Ti prego. L'arco dietro, vabbè. Dei del cielo, Eivor. Siete tornati. Sani e salvi dal nulla, dal muro. Avete trovato quello che cercavate? L'abbiamo trovato, sì. Ma non faceva per noi. Che significa? Io... Ok. Eivor è tornato! Venite al focolare, presto! Il tuo segreto è stato svelato. Quale segreto? Eivor! Randvi! Che succede? È tutto a posto? Il nostro Jarl è tornato per guidarci attraverso un futuro incerto. Parla alla tua gente. Talvolta per la gioia viene meno la parola. E l'anima erompe in un canto d'emozione. E se... No. Appartengo più a voi che a me. A tutti voi chiedo solo questo. Voglio che siate la mia coscienza. La grande sala io vedrò, e grandi mari solcherò, con Odino brinderò.
se con onore vincerò. Bravo, bravo. Ok. Bene, signori. Siamo... no, niente. Tornati a letto. Serie completata. Horde Falche nella sala dei caduti. Benissimo, ma io Horde Falche volevo fare anche le missioni secondarie e punti di interesse. Ma li faremo dopo, ripetiamo. Ok. Mi è arrivata una lettera. Vediamo che lettera sia. Adesso, nuova lettera. Leggi la lettera di Vili. Vi ricordiamo che è il Tain della regione sua nord, non mi ricordo il nome. Grazie per il tuo aiuto, caro Eivor. Mi hai aiutato a dire addio a mio padre. Trovare il posto. Ok, non è molto dove stare. Quest'ascia apparteneva a mio padre. Ok. Ma io, a me le asce non piacciono. Va bene. Ok, vediamo. Sigurd. Qui. Eivor, prima che tu dica altro, devo dirti una cosa. Randvi e io abbiamo deciso di separarci. Ne sono allora attristato. No. Non è solo. Ah, tantissimo. Ci vogliamo molto bene, ma non ci siamo sposati per amore. Abbiamo dovuto unirci per sancire una pace. Fui promesso a lei ancora prima di conoscerla. Abbiamo cercato di venirci incontro e di amarci anche per i nostri difetti, ma non ha funzionato. E così abbiamo sciolto il nostro vincolo, ma saremo sempre uniti nel clan. Sono felice per voi, allora, e anche per tutti noi. Questo luogo non sarebbe lo stesso senza voi due. Ok, andiamo con Radvi, ragazzi. Salve, Eivor. Salve, Radvi. Mostrami la mappa delle alleanze. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Ok, ci manca solo una regione, ragazzi, quindi Lumptonshire. Hamptonshire. L'ultima roccaforte sassone. Sì. Trabocca di forze nemiche. Re Alfred si prepara alla guerra. Sarà un'impresa molto pericolosa. Anche per Alfred. Troverò Jarl Guthrum con i suoi? Sì, lui e Ubba hanno radunato una forza consistente e intendono lanciare un attacco contro Alfred. Se supportiamo quell'assalto, avremo l'Inghilterra, una terra pagana che ospiterà una moltitudine di dei. Ok, mi dedicherò a Lumptonshire. È l'ultima regione della mappa, signori. Fatta questa, dovrebbe finire il gioco. La fine del regno. Andrò in Hamptonshire e parlerò con Guthrum. Informa i nostri alleati che ci riuniremo sul Tamigi, sul confine della contea. Lo farò. Che gli dèi ci concedano l'ultima vittoria. Ma di sicuro. Ok, vai a Warram, ragazzi. Vediamo dove che c'è. Ah, no. Eivor, non andare. Non devi. I segni, i presagi urlano e piangono. Partire segnerà il tuo destino. Parla chiaro, Valka. Cosa hai visto? Ho lanciato le ossa. Ho rimestato l'interiora. E nel fumo che ne è scaturito, ho visto la fine di tutto. Potrai vincere la battaglia, forse. Ma la guerra sarà persa. Il tuo signore sarà nemico. La tua speranza sarà dolore. Non hai parlato è molto fato, chiaro, eh? Il nostro fato. Io ti ringrazio, Valka, ma i fili del fato sono troppo logori perché io li segua. Devo questa battaglia agli amici e agli alleati, e ne vedrò la fine. Va, dunque. Sii molto cauto, ma sappi che la casa che lasci non sarà la stessa a cui farai ritorno. Ok, se magari parlavi un po' più chiaramente, Valka, ci saremmo potuti capire meglio, no? No, va bene. Dicevo, ragazzi, vediamo sulla mappa dov'è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è qua. Benissimo, signori. Io direi che ci vediamo qua al punto di sincronizzazione per poi cominciare la fine del regno. Ci vediamo qui, signori. Sono quasi a Warham, nel cuore della terra di Alfred. Spero che Guthrum abbia un buon piano. È strano vedere vessilli norreni e sassoni fianco a fianco. Ok, ragazzi, volevo sincronizzarmi, ma Eivor, non si può. Hai risposto alla chiamata.
È bello averti qui. Anche per me, Soma. C'è una pace inquieta qui, ed entrambe le armate sembrano tese. Avete combattuto? No, Wheram si è arresa. Questi sassoni sono con il loro lord, mentre noi seguiamo Guthrum. Dunque il forte non era il vero obiettivo. Guthrum intende spingere i sassoni alla trattativa. Se potrà avere la pace senza combattere, tratterà. È possibile che accada? Proprio ora stanno discutendo invano nella chiesa, senza concludere. Vieni, ti condurrò da lui. Ok, andiamo alla chiesa, ragazzi. Con chi sta parlando, Guthrum? Con Alfred? Esatto. Il re dei Sassoni dell'Ovest ha accettato di negoziare. Lo abbiamo messo alle strette. Guthrum deve stare attento. Alfred ha la lingua di Loki. Eh sì, è vero. Guthrum non è un lattante, Eivor. Neanche Alfred. Se è qui è per trarne vantaggio. Allora consigliaci. Affianca Guthrum. Mostraci forti. Il re dei Bifolchi si sentirà intimorito. Fidati. Ok, ragazzi, entriamo con delle pretese e non ci facciamo distrarre da niente. Abbiamo preso il villaggio senza sforzo. Non sfidare, piccolo re. La tua dimostrazione di spavalderia ha la mia attenzione, Guthrum. Ma i termini erano decisi. Che cos'altro vuoi? La corona dell'Wessex. Il Wessex ha un re. E quel re ha il sostegno dell'Onnipotente. La tua è un'illusione, danese. Allora, il trono può essere preso, Guthrum non si piegherà. Che cosa significa tutto questo? Guthrum non si piegherà. Il trono può essere preso. Non ci serve chiederlo, Godwin. Lo prenderemo. Come ci siamo presi gli altri regni d'Inghilterra. Cattivi, ragazzi. Eivor, la nostra pedina ritorna. La nostra pedina. Ti ho dato ciò che potevo. Un compenso per lasciare Wheram. Hai giurato sulla croce e su quel martello pagano. E quando tornerai nella merdosa tana che ti ha vomitato, allora libereremo i tuoi uomini. Parla ancora, servetta, e darò la tua lingua al corvo di Eivor. Uno scambio equo. Noi abbiamo già le tue palle. Abbiamo finito con questa gara di pisciate. Se Guthrum ti ha dato la sua parola, allora la onoreremo. Lasceremo il villaggio. Avete un giorno. Non mettete alla prova la pazienza del re, o i nostri soldati torneranno con i rinforzi. Ma perché il re non parla? Se dubitate della mia fermezza, okay. Sappiate che il fiume Avon presso Uffentun è rosso del sangue dei vostri uomini. Il loro comandante, come lo chiamavano mentre moriva? Ulla? Uba? Sì, lui insomma. Ricorda, hai avuto il mio argento. In cambio mi aspetto onore. Sarò a Chippenham in attesa della vostra ritirata. Ubba è morto! Non può essere! Hanno ucciso Ubba. Dai, gli strapperò quella carne sassone dalle ossa, se è vero! Alfred sibila con lingua di serpe. Ma perché mentire senza motivo? Quando la notizia si diffonderà nel campo, nessun sassone sopravviverà. Hai giurato sulla croce! Oh! Non intendevo inchinarmi a quella mamoletta. Ora più che mai mi prenderò il suo trono e la sua testa. A Winchester, Alfred mi ha usato e poi mi ha gettato via. Che il traditore sia tradito. Bruceremo e distruggeremo il villaggio. E poi ci occuperemo di Alfred. Eh sì. Si era iniziata la profezia del re, signori. Per ogni non reno nel Valhalla, spedirò 10 di voi al vostro inferno! Non brucerete, Wheram, cani! Non avete onore! Un po' di morire della nostra terra! Troppo tardi, moscerino! Che brucerai, traditore! Io succhierò il tuo midollo nel Valhalla! Pensa ai tuoi peccati! Le loro preghiere saranno vane. Perfetto. Oggi. Perfetto, riuniamoci a Soma, dobbiamo trovare Soma!
merda! Ma non è possibile che se io passo anche solo vicino al fuoco lui prenda fuoco. Il villaggio è distrutto, Soma. Bel lavoro, andiamo. Andiamo. Ci sono delle rovine nelle foreste a est, lungo la strada. Muovetevi, uomini! Il mio cavallo lo lasciamo qui. Beh, andiamo a piedi. Siamo qua in 5. Sassoni in arrivo! Inchinati al Signore! Ma quanto mangiate a tutti i nemici! Ok. Allora, questo socio. Quanto è questo? Dov'è il vostro re, Sassoni? Tutti i Sassoni hanno raggiunto il loro dio! Ora muoviamoci! Andiamo. Queste rovine. A posto. Possiamo riprendere fiato. Ora, dimmi cosa sai di quel dannato traditore, quel miserabile troll. Alfred è una volpe. È debole a vedersi, ma ha una grande forza interiore. Non sarà facile sconfiggerlo. Sarà la furia a spingerci alla vittoria. Non sarà sufficiente. Cerca un punto debole. Sì, ed è per questo che ti ho voluto. Vuoi rinunciare all'idea di seppellire il re Sassone? Prima dimmi a quale piano rinuncerei. Alfred parlava di Chippenham, uno squallido borgo di contadini. Perché si è diretto lì e non a Winchester? I tuoi ricognitori lo sapranno, sono i migliori d'Inghilterra. Per una festa, una celebrazione cristiana. Alfred si scalderà intorno al fuoco, mentre Ubba giace morto in un campo. Ho richiamato i miei alleati per questa battaglia, ma devo sapere dove inviarli. È Chippenham l'obiettivo finale? Sì. Ma anche io avrò bisogno di tutti i miei uomini. Gli ostaggi di Alfred. Se c'è una possibilità di salvarli. Oggi non perderemo altri amici. Dove li tengono? In un luogo più avanti nella foresta. Lo chiamano Blocco di Huntun. Soma, va a nord del Tamigi e guida i miei alleati a sud. Ormai si saranno radunati. Lo farò. Raggiungete il fiume presso Chippenham. Gli altri di voi si accampino qui. Ti chiamavo saziatore di corvi. A Porchester eri più irruento di Thor. Ma ora sei un vero capo, Eivor. C'è ancora molto da fare, Guthrum, prima di poterci riposare e cantare sorseggiando idromele. Schianterò il cranio di Alfred con le mie mani, se Ubba è morto. Non devi pensarci, anche se fosse vero. Se vuoi il trono, lo avrai solo con la strategia. O me lo prenderò con la furia. Inseguirò Alfred, non gli darò tregua. La vendetta mi brucia dentro. Una volta un saggio mi disse che non dobbiamo scagliarci in azioni disperate. Colpiamo di sorpresa e con rapidità. Mi vuoi rinfacciare le mie parole, morso di lupo? Ne ho fatto tesoro nei momenti più cupi, amico mio. E Sigurd? È tornato con te? La storia di mio fratello è molto lunga. Non è il momento. Liberare il Wessex da un re forte lo renderà difficile da domare. Sembra quasi che tu lo rispetti, Eivor. Sono giunto a comprendere le responsabilità del comando. Non può che essere così quando hai nelle mani il destino di molte fragili vite. Ok, signori, dopo questo super discorso, io vi chiedo un bel mi piace, vi chiedo di iscrivervi e vi do appuntamento a domani alle 14 con il prossimo episodio. Ciao ciao!